Ciao Marcello, un abbraccio a te, un abbraccio a Delio e a tutti i Juventinazzi e le Juventinazze. Derby, 3-1 per la Juve, sinceramente dico una gran bella partita gestita da Juve, gestita da squadra matura che finalmente, secondo me, ha imbroccato la strada che porta a vedere un gioco. Una prestazione fisica, una prestazione tattica finalmente da grande squadra, quello che tutti cercano, che tutti i detrattori di Allegri hanno continuamente in questi mesi chiesto. Oggi potranno dire di essere contenti anche loro finalmente, perché se dovessimo trovare qualcuno che ancora si lamenta, secondo me non è tifoso della Juve oppure non capisce una mazza di calcio. Io vorrei solo dire, vista la prestazione di oggi, sommata a quella con l'Atalanta in campionato e con quella con lo Zagabria, che finalmente secondo me si è passati nella fase 2 della Juventus e del campionato. In attesa anche del grande match di domenica, di sabato, non mi ricordo, con la Roma, questa è una vittoria che dà sicuramente morale alla squadra, sicuramente dà ancora più convinzione e soprattutto mette paura agli altri. Perché partire in un derby, giocare i primi 15 minuti molto bene, prendere un gol e soprattutto reagire e vincere 3-1, deve far capire ai nostri avversari che la Juve c'è sempre stata ed è pronta ad affrontare le prossime sfide ancora con più cattiveria. Noi sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma abbiamo messo, secondo me, questa partita è stata uno spartiacque importante. Vincere questa partita vorrà dire per Allegri e i ragazzi di essere finalmente entrati nella fase più importante dell'anno 2016-2017. Quindi sono contentissimo di questo risultato, sono fiducioso per il futuro, attendo con impazienza anche ciò che accadrà lunedì, quindi per i sorteggi. Qualunque sia la squadra, a noi non interessa, sono gli altri che devono aver paura di noi, infatti lo dimostrano tante dichiarazioni di grandi big o di grandi allenatori. E in più mi aspetto una campagna acquisti di gennaio, quelle chicche che servono finalmente a determinare la quadratura del cerchio di questa squadra. Già siamo forti, ma con qualche, diciamo, aggiunta in più, sarebbe ancora un giocattolo perfetto. Forza Juve, un abbraccio a tutti, alla prossima e veramente sono felicissimo. Forza Juve sempre, ciao!